Sono rimaste davvero soltanto loro due. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 Jungle Challenge. Siamo ritornati, come vedete, al centro di Selva Dorata, ovvero al mercato, perché oltre a fare una cosa che riguarda l'aspirazione di Clara, molto importante, ho scoperto una cosa. Kiss for you. Beh, niente di che, non è che è una cosa allucinante, però intanto ha aiutato Clara a far chiarezza un po' nella sua vita, un po' nei suoi sentimenti, perché comunque lei non appena arrivata qui a Selva Dorata e ha conosciuto, ma comunque ragazzi, io li becco sempre così, in un modo o nell'altro, o l'uno o l'altra si guardano sempre di sottecchi, è una cosa incredibile. Comunque ha conosciuto il collega di lavoro molto affascinante, quindi lei era già interessante, e poi, come avete visto, ha subitissimo avuto un flirt con l'esploratore del posto, che è un tipo che ci sa fare, accattivante, che subito lì l'ha fatta esplorare Bagnomiscani e gli ha fatti i complimenti, cioè insomma è stata un attimo un po' presa anche e soprattutto da lui. E come dire, aveva messo in disparte Eric, dicendo: vabbè, è un mio collega di lavoro, forse era destino che doveva andare così, perché comunque Eric non è che all'inizio gli ha dato modo di fargli capire che lui era interessato, ma anzi lui era molto inquadrato a fare le sue ricerche nella giungla, a farle da guida e a indicarle la strada. Questo. E invece che è successo? Che poi Erika ha iniziato a flirtare con lei, perché adesso non riesce più a mantenersi le cose dentro. Facciamo finta che ovviamente passano le settimane, loro stanno sempre insieme 24 ore su 24 ed Erika è più che consapevole che Clara gli piace, punto e basta. E Clara, ecco, col fatto che era, come dire, un po' in dubbio. Ecco, tra i due, perché giustamente Simon non gli dispiace, e ragazzi, sono contentissima che oltre che vi piace Simon, infatti ve l'ho messo anche in galleria insieme a altri due che abbiamo trovato, come Michelle e Abigail, quindi le trovate nella mia galleria, sono contenta perché continuate a shippare e quindi a tifare per Eric. Yeah! Bravissimi, bravissimi, perché Simon doveva essere soltanto una parentesi, giusto così per stuzzicare la storia. Ma cosa è successo? Ragazzi, perché poi alla fine vedete il gioco mi aiuta. È successo che adesso è giovedì mattina. Io, come vi ho detto, da quella domenica, insomma, a loro li ho fatti lavorare sodo. Avevo tantissime, tantissime reliquie da autenticare, da scoprire, ragazzi, veramente tante. Infatti, vi faccio vedere la situazione attuale. I fossili qui, quelli proprio di Selva Dorata, ne ho trovati già quattro. Ho trovato, ragazzi, tutti e tre i pesci di Selva Dorata. Abbiamo quindi il tambacci, l'anguilla elettrica e il pesce gatto corazzato, quindi bravissimo Eric, l'ho fatto mettere d'impegno e me l'ha pescati. E guardate qui la collezione, cioè la prima collezione, me ne mancano soltanto tre, mentre vabbè, tesori è quella un po' più particolare. Mi avete anche detto che pescando si ha la possibilità di pescare anche queste rane tesoro, quindi io quando giocherò da sola continuerò Eric a farlo pescare, perché almeno così, come dire, affrettiamo un po' i tempi. E quindi sto veramente a buon punto. Vi faccio anche vedere un attimo così al volo che lei comunque per quanto riguarda la challenge ha già soddisfatto questo punto, che mi ha portato al massimo sia l'archeologia che la cultura selvadoregna. E poi, mano a mano, come vedete, mi sto aumentando il giardinaggio, scrittura e fotografia. Eric, invece, l'archeologia è a buon punto, dai, è arrivato a livello 8. Come vedete, si è dovuto fare con la pesca, anche la logica e la chitarra. Quindi diciamo che con Eric mi sto soffermando su questo. Ma non c'entra niente con la challenge. Io, se riesco, sono delle cose in più che io faccio, altrimenti non c'entra niente. Ovviamente io a lui gli faccio fare la logica perché chissà, magari durante le escursioni, le trappole del tempio, ecco, sarà più bravo a schivarle per questo. Comunque, siamo qui al mercato.
Ho visto i maceti, finalmente sono in vendita, perché ragazzi non ce ne sono sempre e non sempre vengono messi qui nel rifornimenti e merci segrete. Quindi sono contenta di trovarli perché ne abbiamo uno qui e ne abbiamo un altro qua. E poi vabbè, farò scorta di bottiglie di acqua e repellenti per ragno. Ma Clara, cos'altro ho appena scoperto non appena sono arrivati qui al mercato? Guardate qui chi stava facendo il venditore. E infatti mi sa si è appena nascosto, non appena visto Clara ed Erika arrivare, ha dato il cambio alla sua collega, perché fino ad ora, vi metto anche la foto, lui stava vendendo. Ragazzi, l'abbiamo sgamato perché un po' tutti avete anche pensato che lui era il piacione di Selvadorada, no? Quello è l'esploratore che ci prova con tutte. A questo punto sì, cioè guardate, ha anche cambiato la divisa. A questo punto ve lo dico anche io. Lui, secondo me, quando vede una turista nuova o comunque persone nuove, si veste da esploratore e dice a tutti che è l'esperto e che le porta in giro e quindi le ammalia di questi discorsi, di tutte queste cose, quando invece vuole arrivare magari soltanto a uno scopo. Beccato Simon, cioè tu non sei altro che un venditore. Fa finire che lui non ha mai esplorato la giungla, non ha mai... come dire, si è mai trovato nei pericoli come Eric? E ecco, proprio adesso lei sta apprezzando il coraggio di Eric, insomma, che lui sì, è un vero esploratore. E allora vieni qua e diglielo, cioè, digli che hai appena visto, ecco, facciamo così, chiedi di Simon. Dici, Eric, ma l'hai visto anche tu, Simon, lì? Oh, adoro quando siete nei bacini. Cioè, si è nascosto, io non ci posso credere. Fa sì, l'ho visto. Vabbè, lui comunque è un ragazzo in gamba, perché è giusto che faccia le sue mosse con le ragazze, per carità. Non è questo da criticare. E lei fa sì, ok, ma io mi sono presa un po' in giro. Ecco, sono stata una stupida. Sono stata la classica ragazza che ci è cascata con tutte le scarpe. E lui fa, vabbè, ma non fartene una colpa. Era comprensibile, no? E lei si sente una stupida perché, ecco, si ritrovava Erika a corteggiarla e non gli ha dato nemmeno una chance. E secondo me da adesso in poi Clara ha aperto gli occhi e vede Erika in una maniera diversa. E ad Erika gli viene una cosa in mente da fare. Infatti voglio che le condivide questo segreto. E anche questo me l'avete detto voi nei commenti. Perché comunque fa parte di questa cosa dell'aspirazione, ovvero attivare una reliquia mistica 5 volte. Io ho detto, ragazzi, ho paura un po' di attivarle su loro stessi per le maledizioni, anche se fortunatamente esistono poi comunque serie a computer, quindi nessuno muore. Però avevo insomma un po' timore e voi, più di uno, mi ha detto, perché non fai che Eric, vendicandosi un po' di Simon, non l'attiva proprio su lui? Ragazzi. Certo, facciamolo! Cioè, divertiamo. Infatti, lui adesso gli dice: guarda, ho un'idea. Ti va se faccio questo e questo e questo? Le fa: oddio, ma sai che c'è? Sì, fallo, Eric, fallo. E Clara apprezza tantissimo questo gesto. Quindi, ragazzi, facciamolo immediatamente. Con chi lo facciamo? Cioè, voglio dire, lo facciamo con la reliquia dell'osservatore. Oppure la reliquia del caos. Ma sì, facciamo questa qui del caos, attiviamo su Simon. Cioè, ragazzi, è una cosa spettacolare, divertiamoci un po'. Simon ci ha preso in giro e Eric aiuta così la sua amica, compagna d'avventure, donna della sua vita, forse chissà un giorno. Sì, però non puoi perderti lo spettacolo. Vieni qui, spia. Cioè, ehi Simon! Ah no! Lo facciamo di nascosto! Oh, no! Guardate lei! Vai, vai, voglio vedere quello che succede. Ehi Simon! Ciao, eh! Si è messo paura!
Erika ha maledetto Simon con bisogni ingordi. Ora Simon Vega dovrà prendersi cura dei propri bisogni più spesso. Ragazzi, guardate il faccino e guardate lei com'è soddisfatta. Cioè, questa è stata veramente bella, bella mossa. Infatti lei, guardate, a proposito, volevo dire che non lo calcolerà proprio, non gli parlerà. E invece no, invece deve venire qui e dirgli assolutamente, c'è di restare solo amici. Perfetto, ma penso di no. Non c'è perché loro alla fine si è freddata la relazione rosa. Ormai è proprio, infatti non c'è, quindi di restare soltanto amici. No, perché se io vado da lui è solo amicizia, ragazzi, il flirt non esiste più. Oddio, che bello, non rimane nemmeno più nei ricordi. Ok, risolta questa situazione. Ma guardate come soddisfatto. Molto bene. Allora, lei adesso viene qui anche lui e l'aiuterà in un'altra cosa. Allora, in vita nel lotto attuale, invitiamo un po' di persone a caso, un po' tutte, vai, perché lei invece, per quanto riguarda la sua aspirazione, deve, oltre a scrivere un buon libro sulle abilità di archeologia, quello glielo farò fare a tempo perso quando sta a casa, tenere una conferenza di archeologia con successo. Oh, è arrivata Abigail, ragazzi. Anche lei l'ho messa in galleria, se vi piace. E quindi lui la sta aiutando anche in questo caso a raccimolare gente. E nel frattempo però lui fa shopping, ecco. Mentre lei aspetta le persone, lui fa scorta della cascata in bottiglia, del repellente per ragni, del macete assolutamente. Anche da questa parte non voglio che me lo prendano, grazie. Macete, altro repellente. E un'altra cascata, anche perché ragazzi, la settimana di Jasmine. Oh, devo allungare la vacanza. Ormai avete visto, abbiamo più di 27.000 simoleon. La settimana di Jasmine Holiday è finita. Quindi adesso inizia, come dire, la vera sfida. Anzi, no, non allungo la vacanza. Perché in pratica avete visto, noi abbiamo quella porta che si sblocca con un'ennesima vacanza. Quindi io torno a casa. E ritorno così vado proprio a vedere se quella porta mi si è sbloccata. Ok, tu inizi a fare la conferenza. Ecco qui, tieni la conferenza. Ma sì, Simon, ti farà bene questa conferenza. Vai, tienila. Mentre Eric se la godrà anche lui. Ma sì, oppure Eric me lo mando a scavare qualcosa in giro. Vediamo un po'. Anche perché ragazzi c'è una situazione poi in sospeso. Avete visto che noi dalla mappa principale vediamo che c'è anche un'isola? Io mi sono messa un po' qui a vedere se per caso, guardate che bella anche quest'area, se per caso non ho tralasciato qualche porta nei dintorni che magari ci porti a quell'isola. Poi magari dalla mappa ve lo faccio vedere meglio. Vedete qui tutto di vieto, perché ci sono tanti vari sentierini. Vedete tanti vari sentierini, ma non ci sono altre porte segrete. Le uniche partono lì dove è la giungla, o a meno che voi l'avete scoperta prima di me la famosa isola, quindi mi potrete aiutare in qualche modo. Però no, qui non c'è niente. Quindi dobbiamo trovare anche un modo per arrivare a quell'isola. Ma ok, lei sta tenendo la conferenza. Ok. Quindi lei chiacchiera, dice tutte le sue cose. Ok, io ho trovato un smeraldo. Si stanno avvicinando anche gli altri. Molto bene, prima di andare in giro, vieni qua, rendi omaggio, fa sempre bene rendere omaggio alla statua. È diventata concentrata. Successo accademico, condividere la conoscenza è già un premio in sé. Bravissima! E anche questa è fatta. E allora, visto che comunque loro stanno ancora bene. Adesso Eric, vieni a rendere omaggio. Rendi anche tu omaggio e direi di partire. Andiamo un po' a vedere se trovo qualche altra porta. Vai, così vi mostro. Rendi omaggio anche tu. Ragazzi, fantastico.
Fai romanzia con Eric. Vedete, adesso Simon è un lontano ricordo, ma davvero lontano. Sono troppo contenta. Adesso possiamo iniziare a concentrarci soltanto su loro due. Però, dai, per i motivi della storia era carina, no? Inventarsi questa cosetta. Allora, la mappa. Ecco qui l'isola, vedete? C'è un punto interrogativo e c'è questa porta. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo trovato il tempio, abbiamo esplorato i bagni omiscani e anche qui c'è una porta. E poi quando ci ritornerò nei bagni andrò a visitare anche questa porta. Però qui nel tempio, l'ultima volta, abbiamo trovato quei due posti in cui ci sono gli alligatori, poi c'è una porta bloccata non lo so. Andiamo a vedere un attimo. Infatti, vede, è tutto aperto ovviamente perché io in questi posti ci sono già stata. Quindi oggi, quando tornano a casa e poi ritorniamo qui, faremo qui nuovi quiz e poi devo vedere assolutamente se la porta, ecco, vedete? Ragazzi, questa qui è una porta bloccata. Io devo assolutamente capire se questa che ci porta all'isola, ragazzi, non lo so. Vediamo un po', sbirciamo. Qui c'è l'aereo, ma no, non penso è quello il posto dell'aereo, oppure sì. Può darsi pure che dove c'è l'aereo io non ho visto bene, c'era qualche altra porta. Di certo non è quello dell'isola. Comunque, allora, li faccio venire anche qui. Attraversa con Eric. Sì. Noi siamo stati qui, e qua ci siamo stati perché lì sopra ci sono i bagni omiscani, proprio qui. Ecco, cioè si vedono benissimo. E io non ho visitato, eccola, me la dà bloccata, ragazzi. Cioè si nota la porta bloccata. Quindi, ragazzi, questa qui è la porta che va ai bagni. Questa qui ci ha portato agli alligatori. Eh sì. Questa qui erano gli alligatori. Poi questa qui centrale è il tempio e quest'altra porta comunque ci ha portato sempre in quel posto dove c'erano gli alligatori. Ed era soltanto, vedete, dell'acqua e abbiamo trovato un tesoro. Ma non è per l'isola. Ragazzi, voglio entrare di nuovo qui perché comunque guardate. Cos'è questo spazio? Non è l'isola, per esempio? O è un puramente decorativo? Ah no, però la parte degli alligatori. Devo vedere se per caso non ho visto bene qualche porta. Mi devo togliere questa curiosità. Ok, eccoci dentro. Vediamo, voglio vedere bene. Infatti, vedete, questo qui l'ho già aperto. Qui ci sono gli alligatori. Qui non si va. Ah no, quindi ok, questo è quello che vedevo da laggiù. La barchetta non ci porta da nessuna parte, perché mi avete anche detto che forse queste barchette mi portano all'isola. No, ragazzi, bisogna trovare una porta segreta. Quindi no, qui non c'è niente. Ok, torniamo indietro. Visto che ci siamo, sto ritornando ai bagni omiscani. Voglio vedere se anche quella porta è bloccata e così anche in questo caso, se mi dice la prossima vacanza, ecco, loro adesso torneranno a casa e voglio scoprire questi posti, ragazzi, perché comunque manca poco e abbiamo scoperto l'intera Selva Dorata. E poi vabbè, ci manca da scoprire comunque tutti i tesori che ci sono. Eric, mi raccomando, infatti anche lui ha scoperto la zona segreta, anche se l'aveva già scoperta. Di nuovo i bradipi. E seguiamo un altro percorso? Sì, perché non c'è il carisma sviluppato. Eric indietreggia lentamente per non farsi notare dai bradipi, ma è inutile. Ovviamente. Gli animali l'hanno notato e come. A questo punto Eric decide di giocarsi il tutto per tutto. Nella fitta vegetazione nota un piccolo varco tra viticci, ci si infila senza pensarci due volte, facendo forza per passare dall'altra parte. Così facendo disturba un gruppo di pipistrelli. Mi sa che l'altra volta mi è capitato questo, poverino. Sì, voglio raggiungerli, questi bagni omiscani.
Eccoci qua, sempre meravigliosi. Sono anche le 6. È l'ora del tramonto. Oh no, è poco, l'ho perso. Comunque, vediamo bene in questo modo la mappa. Cioè, guardate che bello, ragazzi, guardate dove siamo. Siamo sopra le cascate. Lì si vede il laghetto. E qui ci sono i coccodrilli, vedete? È tutto intorno, è stupendo questo posto, veramente stupendo. E se io mi affaccio da questa parte, ma guardate che meraviglia, cioè, io rimango sempre senza fiato, meraviglia. Allora, dov'è quella porta? Eccola, eccola qui, e io qui non ci sono mai stata. Perfetto, ragazzi, prossima vacanza. Oddio, speriamo che però la prossima vacanza sia questa che l'altra porta sono sbloccate. Ok, io questo volevo togliermi questo dubbio, insomma. Poi, che altro c'è qui? Nient'altro da scavare, c'è qualcosa per caso? Voglio vedere bene, sì. Clara, vieni a scavare. Mentre lui invece, da buona guida, sta cercando appunto dei varchi nascosti, delle porte nuove, dei posti nuovi. Qui c'è di nuovo l'albero delle emozioni, raccoglilo e basta. E basta. Ok, allora, io adesso sapete cosa volevo fare? Volevo tornare alla taverna. E, ma che cos'è qui? Divertente con Clara, vieni qua. Volevo tornare alla caverna e far vedere Clara come balla. Ve la voglio mostrare perché col fatto che adesso mi sono tolta di mezzo, tra virgolette, Simon, che lei ha capito che Eric in effetti, cioè, è davvero l'uomo che le piace e che è stata veramente una stupidina. E vuole, come dire, conquistarlo piano piano, ovviamente, però non è che si mette subito a flirtare, perché anche lui, no, orgoglio maschile, cioè tu scopri che Samuel è un impostore e ti butti su di me, no. Quindi ci vuole arrivare piano e vuole, come dire, conquistarlo con la danza. Vuole fargli vedere questa cosa. Cos'era uscito qui? Sorgenti arzille, se mi ci trovassi nelle vicinanze di queste piscine naturali allevia ogni fatica. Ispirazione di madre, ah, vedete quando noi rendiamo omaggio, c'è cioè l'ispirazione di madre Coseccia. Questa statua infonde fiducia nelle proprie capacità. Se madre Coseccia è riuscita a fondare e costruire Selva Dorata, non c'è ostacolo in questa giungla che Clara non possa superare. È vero, è verissimo. E lui connessione profonda, ragazzi. Ha avuto una connessione profonda con Clara. Molto bene, dai, sono fatte anche le 21 e 20, insomma, si è fatta ora di cena, sono anche affamati, quindi anche giusto, anche perfetto ritornare alla taverna. Oggi non abbiamo tanto esplorato in giro, però vi ho fatto un attimo vedere, come dire, la mappa in generale, proprio per cercare di capire, di trovare questa isola e anche per capire a me cosa manca da esplorare per completare l'intero scenario, quindi questo, dai. Ok, ha finito. Cosa hai trovato? Un coltello non autenticato. Va benissimo. Andiamo. Eccoci qua. Allora, sono voluta anche venire alla taverna, come dire, per concludere questo episodio, perché l'ho un pochino modificata. L'ho cercata di rendere un po' più accogliente, anche perché alcune cosette non mi stavano piacendo, come per esempio la musica nella zona bar, perché comunque i Sims si trovano a ballare tra i bar, i tavolini, cioè insomma stavano un po' stretti e volevo mettere la musica proprio a parte e ovviamente mi sono servita di questa saletta esterna. Allora, ve lo faccio vedere perché qua fuori non è cambiato niente, a parte mettere questi rampicanti, a parte, ecco, rendere più carina anche questa zona sul retro, ho messo anche qui la fontana. Questo tavolino a due posti con allumi di candela e il barbecue, se per caso uno non vuole star lì a mangiare al bar, ma vuole cucinare e mangiare qui, perché guardate comunque che bell'angolino che vi è, molto riservato e carino. Altri rampicanti, e qui anche ho messo la lampada, altri rampicanti, perché comunque dai, rendono una cosa carina. E poi entriamo qui dall'esterno, così vi mostro. Non ho fatto altro
che mettere questo bel tappeto grande, visto che ci ballano, mettere lo stereo, le lucine, ragazzi, ho messo queste lucine, comunque ho usato soltanto le cose del pack della giungla e queste lucine fanno parte del pack natalizio gratuito. Quindi se per caso volete usare questa taverna modificata, anche perché io non ci ho fatto niente di che, potete anche seguire l'esempio e farlo voi, però almeno non ho usato oggetti di altre espansioni, proprio per non complicarci. Poi ho messo le due panche in modo se qualcuno vuole osservare e divertirsi vedendo gli altri ballare. Anche di qua c'è una poltroncina e i fiori, quindi è diventato veramente molto carino. E qui anche, non ho cambiato quasi niente, ovviamente ci sono i tavolini con le luci, le candele, ho lasciato il televisore ma ho tolto la musica, di qua c'è l'angolino microfono, insomma musica, il bar l'ho reso un po' più chiaro, un po' più luminoso e ho messo delle maioliche diverse e di qua la vernice, come vedete il giallo, no? Ha ripreso il giallo di questa vernice, perché mi piaceva avere le maioliche soltanto qui nella zona bar e basta. Lo trovo molto più accogliente, molto più, come dire, pulito. Questo sì. Allora, Eric è il primo. Deve andare anche in bagno, però ci va dopo. È il primo che viene qua da Manuela, ovviamente. Senti, chiedile un po' della sua giornata, è un po' che non vi vedete. E poi ordini. No, devo andare qui. Ti ordini una tua bevanda preferita. E il cibo, tacos di pesce, mentre invece Clara, lei per esempio va subito in bagno, e i bagni per esempio ragazzi non li ho proprio toccati, non mi sono messa lì a modificarli, non fa niente, lei si sente molto molto fiduciosa, e poi vieni qua e ti ammiri, ah no, è cambiato, e ti dai una sistemata allora, perché, prima gli faccio cambiare d'abito. Le faccio mettere, ragazzi, il suo vestito, questo qui, perché comunque Eric con questo vestito non l'ha mai vista, e ti dai una sistemata, ti dai un po' di coraggio, come si suol dire, perché lei non ha mai ballato. Ti hai messo a chiacchierare? Vabbè, beviti questo. Ma forse lei ha finito il turno, ecco perché. Non c'è il barista! Vabbè, nel frattempo approfitta di questa bevanda. Chiacchiera anche con lei, visto che la conosci, raccontale una leggenda. Sì, a lei. Le racconta una leggenda e quindi lui sta qui a è distratto. Lei invece è qui che si ammira. Come vi dicevo, non ha mai ballato in pubblico e sta facendo la sua primissima esibizione con il fatto che Eric è presente, è come dire emozionata e pensa che grazie alle movenze sensuali che questa danza comporta, è diventata anche flirtante, può come dire far ritornare l'ammirazione che Eric aveva nei suoi confronti, ovvero non vederla più soltanto come partner di lavoro, ma quel qualcosa in più che lei aveva freddato fin dall'inizio, quindi deve recuperare un po' le cose. Comunque, vabbè, il barista non c'è, quindi vieni qua e datti alla danza. Accendiamo con il pop latino, la musica io la metto, ragazzi, alta, volume massimo. E vieni qua, è arrivata anche Michelle, che bello, volevo che ci fosse anche lei presente sempre per quanto riguarda la mia trama, la mia storia. Guardate se si è subitissimo vicino ad Eric, non ci posso credere. E guardate chi è venuto di nuovo, Visio d'esploratore. Ormai ti abbiamo sgamato, Simon, sei un impostore. Sì. Ok, adesso lui si alza. Si alza e va anche lui in bagno. Clara, sei pronta? Balla la rumba sim. Eccola, ragazzi. Oh mio Dio. Ma ragazzi, è scatenata questa sera. Bello, venite. Balliamo tutti. Vedete perché volevo mettere la musica in disparte? Ma guarda come ancheggia la ragazza. Anche Michelle. E Michelle, noi sappiamo che è brava, infatti, eccola, eccola. Una ragazza adoro. Anche lei si è buttata, cioè, insomma, ci sono le ragazze che Eric
ha un pochino flirtato con loro, eh? E sono rimaste loro due. Ragazze, sono rimaste in pista Michelle e lei. E infatti lui, dopo il bagno, deve venire qui e deve guardare. Gli dice: ma dov'è Clara? Dov'è Michelle? Dove sono tutte? Ragazzi, lei sta dando il meglio di sé. Oh mio Dio, ma guardatele! Ma che brava! Sono rimaste davvero soltanto loro due! No, vabbè, ma qui ci vuole una foto, assolutamente. Ragazzi, Michelle si è fermata e se n'è andata. E lei continua ad ancheggiare. Ed è arrivato Eric. È arrivato Simon. E Simon approfitta, secondo me, per ballare insieme. Oh, ragazzi, guardate Eric. Guardatelo. Sapete cosa sta pensando? Ve lo dico io. Infatti lui adesso si allontana e passerà la serata a discutere di storia antica, a parlare, insomma, con Michelle. Ma non vi dico del perché, io non ve lo dico questo, non so se alcuni di voi ci arriveranno. E comunque lui continua a chiacchierare con Michelle. Lei si rende conto che lui l'ha vista e quando adesso azzera la testa non lo vede più. E non lo vede più e adesso è circondata da maschi. Cioè, è circondata da maschi, ma col fatto che Simon si è messo a ballare, cioè, questa cosa mica la capisco, eh. Oh, ma quanto è carina! No, vabbè, ci vuole una foto. Ok, ho fatto un'altra fotina anche perché ho immortalato Simon. E lei a questo punto, ragazzi, si ferma. Si ferma e dice, ma Eric? E allora, vieni qua. Stanno parlando anche un po' cioè un po' lontani. Eric, senti di chiacchiera qui, vedete, e si è accorto che lui preferisce parlare con Michelle. Cioè, c'è rimasta un po' male, c'è rimasta un po' male, chi dice, non è che l'ho perso per sempre? Cioè, prima c'era Simon, che un po' ci ha diviso, adesso c'è questa Michelle. Ragazzi, allora, adesso lo torneranno a casa, non mi ripeto perché ve l'ho detto anche nel corso della puntata del perché di quello che farò e ci vedremo nella prossima puntata, di nuovo subitissimo a Selva Dorada e andiamo poi ad esplorare e chissà, poi scoprirete perché Eric non è stato lì ad osservare Clara, che insomma si è stranito il fatto che ha ballato Simon insieme a lei. Insomma, vi spiegherò nelle prossime puntate. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo nei prossimi. Tanti mi piace e commentini. Ciao!